Sapete perché non mi vedete mai con un elmetto di questo tipo in testa? Beh, perché io non ho un flux della PTS. Sigla. Io vorrei capire come fai ad avere un elmetto con tutta questa roba sopra e mantenerlo leggero, perché vi giuro, non pesa un cazzo, c'è di tutto sopra, perché Warch ha messo veramente ogni singola cosa che ci si poteva mettere. Ciao ragazzi, io sono Red e questo è il Monopoly Software Shop, ovviamente. Oggi parliamo di un elmetto che a nostro parere è letteralmente fuori di testa. Veramente fuori testa, perché ha un rapporto qualità-prezzo devastante e soprattutto ritengo sia uno degli elmetti di fascia medio-alta letteralmente migliori che ci sono in commercio per tutta una serie di features che adesso andiamo a vedere. Sto parlando dell'Emtec Reflux della PTS. Per chi non conoscesse PTS come marca, sono letteralmente la Macpool dell'Airsoft. Per chi non sapesse cos'è Macpool, aprite Google. Sostanzialmente un produttore veramente tosto, ragazzi. Fanno repliche da software di attrezzatura, ovviamente, vera. E questo elmetto qui in particolare è veramente una bomba. Se vi siete mai messi un elmetto da software, saprete che sono tendenzialmente scomodi, caldi e che non ci si riesce mai a incastrare sopra le cose come volete. Questo ovviamente è il flux standard. Ci abbiamo montato sopra ovviamente i velcri perché è una rottura di valle, quindi lo facciamo noi per voi. Questo è lo stesso identico elmetto, sempre PTS flux, però tutto moddato, che ci servirà dopo per fare un discorso di comodità e pesi. Non so quanto siate avvezzi di elmetti, ma ci sono una serie di features che sono estremamente importanti quando pensiamo di comprare un elmetto, quando vogliamo comprare un elmetto. Questo tipo di features sono presto dette: comodità, peso, comodità di montaggio degli accessori. Comodità di montaggio degli accessori è un modo veramente stupido di dire compatibilità con gli accessori. E detto tra di noi, un'altra cosa abbastanza importante sono anche i materiali, ma di questo ne parliamo alla fine. Partiamo dalla comodità. Questo elmetto è devastantemente comodo per un semplice motivo. Partendo infatti dall'interno, troviamo già un sistema di cuscinetti in foam, o perlomeno il primo strato, e in confezione abbiamo la possibilità di attaccare degli altri cuscinetti aggiuntivi, quindi possiamo montare fino a due strati di cuscinetti in foam. Questo viene molto comodo quando abbiamo un elmetto come questo, che è letteralmente bello pienotto, bello carico, e non vogliamo sentirci tutto il peso sulle vertebre del collo, che si vanno quindi ad appiattire e diventiamo Maurizio Cottanto. Le regolazioni sono spettacolari, non troviamo la rotella per andarcelo a stringere qua dietro, ma questo è un lato positivo perché lo andiamo ad adattare noi alla nostra testa tramite i cuscinetti, mentre l'altro sistema rotella porta inevitabilmente a sentire un dolore lancinante alla cervicale, che sconsiglio a tutti voi, vi state facendo del male. Mentoliera veramente ben fatta, troviamo la parte interna, quindi quella che va a appoggiare sul mento in finta pelle, evita quindi tutte quelle belle scoriazioni date dal teflon e dal nylon che vi sfrega sul mento in continuazione, e soprattutto le regolazioni ci permettono di andare a tirarlo ed abbassarlo come preferiamo. Visto che stiamo parlando di comodità, metto i carri davanti ai buoi, un giorno riuscirò a dirla correttamente, ma non è questo il giorno. Questo elmetto è ovviamente una replica, non è un elmetto militare vero, è una replica dell'Emtec, ma è fatta talmente tanto bene che i due non si distinguono, se non per il peso ovviamente quando lo prendete in mano e principalmente per il materiale, perché questo ovviamente è fatto completamente in fibra di vetro rinforzato in ABS. È un elmetto perfetto ovviamente per proteggervi la testa, quindi se giocate in quartieri abbandonati, in case diroccate, c'è la possibilità che vi arrivi una tegola in testa, e in molti campi l'elmetto è essenziale e volete evitare di ritrovarvi mezzo coppo infilato tra i due emisferi del cranio, io vi consiglio di prendere un elmetto, questo in particolare per ovvi motivi. Ultima cosa importante, la sigla FLUX, che sta per Future, non mi ricordo, Lightweight Undercut Expendable. Expendable ha la E davanti e loro hanno deciso di dare la X dopo, però chi siamo noi per giudicare? Sostanzialmente futuro leggero, dispendioso, molto bello. Questa è la traduzione che mi sento di dare. È ovviamente replica, e la cosa molto figa è che non abbiamo bisogno di metterci un telino come normalmente è, perché nelle sue varie colorazioni, questo ovviamente è quello nero, mantiene un nero molto ben fatto, molto ben replicato ed è opaco.
non quello che abita in Messico, ovviamente. Cioè, mantiene una colorazione veramente non rifrangente. Cosa sto dicendo? Ovvero non riflette la luce come molti altri modelli. Io qua ho una lampada da 2000 volt, watt, quello che è, che mi rimbalza in faccia, come potete vedere, rimbalza veramente molto poco. Quindi è proprio pensato anche per chi vuole giocare col visore notturno e vuole evitare di, insomma, riflettere la luce come un catarifrangente. Passando adesso alla compatibilità con i vari accessori, non c'è neanche bisogno che vi dica che questo sistema, che è M-Lock, sì, esattamente, M-Lock, niente più bestemmie per attaccare le cuffie e tutto il resto, vi permette di avere un elmetto completamente compatibile con tutti gli accessori veri e repliche che si possono trovare per elmetto. Come potete vedere, il Bone War l'ha kittato completamente. Troviamo la dashcam, midland, insomma una videocamera collegata direttamente lì di fianco che attacca direttamente sull'M-Lock. Troviamo una torcia che si può accendere, guardate che simpatichina, bellissima, spegniamola. E soprattutto questo tipo di aggancio. Queste non sono midland normali, sono le midland pro. E soprattutto hanno questo sistema di aggancio che è perfetto per far sì che le cuffie vadano ad appoggiarvisi sull'orecchio in maniera comida. Comoda e soprattutto fanno vergognare chi usa ancora l'ARC, compreso me. Attacco per il visore notturno ovviamente in acciaio, come detto, permette di montarci sopra sia visori notturni dummy come questo, che visori notturni più incazzati, sia veri ovviamente, che il modello NVG Lab, perché non so se l'avete notato, ma abbiamo cominciato a collaborare con NVG Lab. Se non sapete chi sono, trovate il loro link qua sotto. Fanno dei visori notturni per soft air devastanti e presto uscirà un video in collaborazione con loro dove vi facciamo vedere della roba molto figa. Lo so che ci sono molti di voi che quando si parla di visori notturni sbavano. Ultimo punto di questo discorso è questa forma qui. Questa è una forma copiata ovviamente dal modello originale che permette di andare ad applicare e montare sul vostro orecchio le cuffie in maniera perfetta, senza, e sottolineo senza, avere soliti problemi di stretta qua dietro. Quindi è veramente comodo, non va a darvi fastidio al cranio e allo stesso tempo potete adattarlo perfettamente grazie ai 200 strati di cuscini in foam che potete infilarci all'interno. Sono carico? Sono troppo carico per questo elmetto? Non lo so, a me fa veramente... non si può più dire. Ultimo punto che però non è da sottovalutare quando si parla di questo tipo di cose è il peso. Questo elmetto... ancora più lontano. Questo elmetto è leggero. Perché? Perché posso. Con un peso inferiore al chilo per un elmetto a replica spettacolare, a mio avviso, si mantiene estremamente leggero anche quando, abusato ormai come esempio, lo carichiamo con tutta questa roba qui. Non c'è bisogno che vi dica che tutti i discorsi che abbiamo fatto su comodità, accessori e il resto vanno inevitabilmente a ricadere anche sul peso, perché un elmetto pesante è letteralmente una delle cose peggiori che potete avere. Perché oltre a tutto il kit che abbiamo addosso, avere caldo, peso, scomodità in testa è letteralmente l'ultima delle cose che volete avere. Ve lo assicuro. Questo va letteralmente a risolvere tutti questi problemi ed è spettacolare, ragazzi, veramente spettacolare. Ultime due o tre note che mi sento di dire, che oltre che i materiali, ovviamente fibra di vetro rinforzato in ABS che sono spettacolari, la qualità dei cuscinetti interni che sono in foam, quindi si agganciano, non si staccano e soprattutto sono morbidi, prendono la forma della vostra testa e a differenza di molti altri modelli sono effettivamente comodi, non perdono la loro elasticità, non si riempiono di schifo e poi non sapete cosa farci, insomma sono ben studiati. E in generale tutta la forma dell'elmetto, che è ovviamente ispirata a un elmetto vero ed è replica, e quindi siamo sicuri che sia stata pensata per chi lo deve usare per tipo 12 ore di fila, se non di più, è letteralmente il migliore elmetto che io abbia mai provato e mi fa veramente rimpiangere di aver speso quello che ho speso per altri modelli che non ne sono minimamente all'altezza né alla pari. L'unico lato negativo che si può trovare è il prezzo, forse, nel senso che sì, costa, ma comunque non costa così tanto e il rapporto qualità-prezzo è letteralmente fuori dai coppi. In sostanza, se volete prendere un elmetto e volete prendere l'elmetto definitivo senza doverlo cambiare ogni 3 mesi o senza dover cercare costantemente qualcosa che sia effettivamente comodo, questo fa al caso vostro. Lo so cosa ti stai chiedendo adesso. Dove lo posso acquistare? Dove posso prendere questo incredibile prodotto? Come faccio a metterci le zampe sopra? Ti basta controllare in descrizione dove c'è il link di questo prodotto e soprattutto del Monopoly Softair Shop, il nostro negozio di software dove puoi trovare incredibili articoli da software outdoor e tattici a prezzi incredibili e soprattutto di altissima qualità.
Quindi se siete interessati trovate tutto in descrizione. Se ci sono delle domande, ci sono delle risposte che volete, c'è l'angolo dei commenti. Soprattutto trovate anche i nostri link Instagram, WhatsApp e tanto altro per contattarci direttamente e chiarire quei possibili dubbi che ci sono. Perché l'airsoft è un mondo bellissimo, ma è estremamente complicato. Sì. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così vi esorto a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanellina, perché se no vi perdete dei contenuti incredibili. Detto ciò, io vi ringrazio nuovamente, vi auguro un buonissimo weekend e come al solito, stay hungry! Sì, lo so, no, sto recitando, tranquillo, sto recitando.